Ciao a tutti e bentornati da Karin. Il video di oggi sarà dedicato a tutti i personaggi di Sonic che si trasformeranno in milioni di cose spaventose: supereroi, zombie, mostri e quant'altro. Come vedete, questo primo video è dedicato alle trasformazioni di ogni singolo personaggio zombie. Amy versione zombie è veramente terrificante. Questa è la versione tipo Exe, mi sa. Oh, e questa è la versione di Big Zombie. Un gatto zombie fa paura, e anche Blaze addirittura senza braccia e con il cervello tutto strappato. Oh, ma non ci posso credere, c'è anche lui. La versione zombie è un umano vestito da ape. Oh, e c'è Cream è dolcissima secondo me, ma versione zombie non tanto. Tra l'altro qua sta mangiando il suo ciao. E qui c'è la versione con l'orecchio strappato e senza un braccio. Knuckles zombie con la coda piena di ossa. È bellissimo secondo me, cioè veramente meraviglioso. Knuckles rimane un combattente anche da zombie. Si vede che ha combattuto, vero? Povero piccolo Tails, smangiucchiato da qualcuno. Deve essere la sua versione zombie dopo aver fatto una battaglia. E questa è la versione stile un po' zombie, mummia egiziana, un po' Frankenstein, bella. Con tutta la parte della bocca strappata, gli occhi completamente bianchi e senza le braccia. C'è anche questa, che è una versione zombie ma un po' più integra. Ed ecco la versione di Shadow, senza un pezzo di gamba e senza qualche dito della mano. Ha un braccio tutto aperto e il sangue che cola dalla bocca. Ma anche per Shadow abbiamo due versioni. E questa versione qua è veramente spaventosa. La versione di Silver Zombie è arrabbiatissima, guardatelo. Qualcuno deve averlo proprio fatto arrabbiare. Questa versione di Sonic è fatta benissimo. Sembra perfetta per farsi un tatuaggio. Io sono piena di tatuaggi. Ma c'è anche la versione di Amy, un po' zombie, un po' Frankenstein e un po' mummificata. Mi piace molto, devo dire. Ha anche gli occhi marroni invece di verdi. E poi abbiamo questa di Sonic. Ovviamente di Sonic ce ne sono un sacco, perché è il personaggio preferito di tutti. Oh, ma ce n'è veramente tantissime. Fatemi sapere qual è il vostro personaggio preferito. Anche Vector, niente male. Qui possiamo vedere una versione zombie realistica di Vector. Ho anche la versione con tutti i personaggi ma mostri. Se vi interessa vederla, ditemi nei commenti. Facciala vedere, Karin. Personaggi di Sonic versione mostri. Commentate, commentate, commentate e lasciate un mi piace se volete vedere anche questa. Ma nel frattempo, mentre voi commentate, io vi faccio vedere un altro video bellissimo. Scommetto che moltissimi di voi sono fan dei personaggi della Marvel e adesso vi farò vedere un glow up di Sonic, una trasformazione dove Sonic diventerà proprio un personaggio della Marvel. Vi do un indizio: è un personaggio sul quale è uscito un film da pochissimo tempo. Senza guardare, provate a indovinare chi è questo personaggio nei commenti. Chi indovina, un super applauso, ma non dovete barare, eh. Vedete, ci sono già i primi indizi. Riuscite a capire chi è? Sta trasformando la sua cintura in iperrealistica. E adesso tocca ai piedi. Questi verranno cambiati per diventare proprio quelli di... Non lo dico, non lo dico, non voglio fare spoiler. Guardate come li disegna e li cambia tutti. E diventano super, super bellissimi, strapieni di dettagli. Oh, sta facendo anche i guanti. Quale personaggio ha i guanti? E questo è il dettaglio che vi farà capire immediatamente che personaggio è. Sonic con il cappuccio è veramente, veramente stupendo. È praticamente finito. Manca solo il mantelluccio. Ed eccolo, lo sta facendo. È praticamente pronto. Sta aggiungendo gli ultimissimi dettagli per far sì che sia veramente perfetto. Eccolo finito. Secondo me è veramente spettacolare. Sonic glow up into Doctor Strange. Qualcuno di voi potrebbe non averlo riconosciuto perché è il Doctor Strange dei primissimi fumetti. Quello dei film è leggermente diverso. Si può dire che è un po' più moderno. Ma c'è un altro video super super bellissimo dove verranno trasformati Knuckles, Tails e il nostro beneamato Sonic in tre personaggi della DC. Provate a indovinare quali. Ma chi diventerà chi? Voi direte sicuramente che Sonic diventerà Flash perché è veloce. Ebbene, questo video vi riserverà una grande sorpresa. Aspetta, 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 ma mi hanno preso in giro.
Nel titolo del video c'era scritto che Knuckles sarebbe diventato Superman, ma non mi sembra Superman. Sembra molto di più un certo robot. Questo video mi ha ingannato. E ora mi chiedo, Tails e Sonic diventeranno davvero Flash, Batman o Superman? Guardate, 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 super inaspettato, Tails si è trasformato ufficialmente in Flash. Gli stanno benissimo gli occhi gialli, è spettacolare. Mentre Sonic si sta trasformando in Batman, vedete, ha proprio il logo del pipistrello sul petto. L'unico personaggio che mancava era quindi Superman. Fatemi sapere nei commenti quale trasformazione vi è piaciuta di più, quella di Knuckles, quella di Tails oppure la trasformazione di Sonic. Ma visto che vi ho fatto vedere la trasformazione di Sonic in Doctor Strange, serve un altro personaggio di quel film. Per chi lo ha visto sa di chi sto parlando, Scarlet Witch, anche conosciuta come Wanda. Questa volta sarà Tails a essere trasformato. D'altronde ha il pelo rosso, proprio come è rosso il vestito di Wanda. Nell'ultimo film di Doctor Strange, Wanda è diventata cattivissima. È impazzita perché voleva dei bambini. I bambini che aveva creato nella serie su Disney Plus. Fatemi sapere se avete visto la serie e fatemi sapere se avete visto anche il film. E da essere semplicemente Wanda è diventata Scarlet Witch, la strega più potente di sempre. E come vedete, il piccolo Tails sta per essere trasformato in un supereroe, anzi, in un super cattivo. Ha praticamente finito di fare tutta la parte del corpo. Oh, state a vedere! Tocca anche al mantello. La parte del viso è praticamente fatta. Il corpo idem e il mantello è in via di sviluppo. Scarlet Witch è un personaggio bellissimo, secondo me. Anche se è cattivo, a me piace veramente un sacco. Sarà che è la più forte di tutti. E quindi vorrei essere forte come lei. In un attimo ha fatto i guanti e anche le scarpe. Tocca a tutti i dettagli di luce. I punti luce nei disegni sono delle parti importantissime. Se qualcuno di voi disegna, lo saprà molto molto bene. A proposito di disegni, grazie a tutti per avermi mandato un sacco di disegni su Instagram. Ho fatto una storia in evidenza dove sto mettendo tutti i disegni che mi mandate. Quindi se la storia in evidenza non l'avete ancora vista, andatela a vedere, perché probabilmente ci saranno i disegni che mi avete inviato proprio voi. E se qualcuno non mi ha ancora mandato i suoi disegni, mandatemeli pure. Ma intanto Tails è praticamente finito. Sta venendo fuori un vero e proprio capolavoro. Ed eccolo, completato! Fatemi sapere se vi è piaciuta quest'opera d'arte incredibile. A me è piaciuto tantissimo. 1, 2 e... eccolo! Un'evoluzione veramente veramente drastica. Tails adesso è il mago più forte di sempre. Ma siate pronti per vedere un'altra super trasformazione. Questa volta ci saranno sia il dottor Eggman che Sonic, due personaggi molto molto amati dopo il secondo film. Voi siete andati a vederlo, vero? Io ci sono andata insieme a Loki e lo abbiamo adorato, come si può ben vedere da tutti i video di Sonic che stiamo facendo. Vedete come sta cambiando piano piano tutto? Sonic è diventato un mostro e il dottor Eggman anche. Beh, pensate se Sonic fosse stato un film horror invece che un film divertente. Non sarebbe stato male, vero? Se questa fosse stata la locandina ufficiale del film, io sarei andata a vederlo. Ditemi nei commenti chi fa più paura secondo voi tra il dottor Eggman e Sonic ridotti in queste condizioni mostruose. Ma a proposito di mostri, vi avevo promesso che se tutti commentavate "Karin, facci vedere Sonic mostro", vi avrei fatto vedere il video completamente dedicato a tutti i personaggi di Sonic trasformati in mostri. E andiamo subito a vederlo. Ed eccolo qua, chi sarà il primo a essere trasformato in un mostro? Espio. Espio versione mostro è stupendo. Già, Espio è un po' strano di per sé perché è un camaleonte, ma in questa versione con la coda, le ali, è una specie di fata dinosauro. È come se avesse subito una strana mutazione. Ma c'è anche questa versione spettacolare, sembra presa da Kingdom Hearts. Non so se ci avete mai giocato, ma è un gioco spettacolare. E abbiamo ben 3 versioni di Espio. Questa è una specie di versione mostro ninja. Quale avete preferito? Quella fairy versione dinosauro? Quella stile Kingdom Hearts? O la versione super muscolosa ninja? La seconda trasformazione mostro è Jet, il pappagallo, che è diventato una specie di grifone gigante. I grifoni sono delle creature che hanno tipo le zampe di aquila, la coda di leone. Ma abbiamo anche la versione di Knuckles. Non è proprio mostruosa, ma più che altro è super muscolosa. E questa invece è la versione mostro Knuckles, che si è trasformato in un lupo. Vi piacciono i lupi? Sinceramente
veramente sono degli animali affascinanti e Knuckles lupo non è affatto male. C'è anche quest'altra versione sempre di Knuckles lupesco, con i pugni super potenti. Questa è spettacolare. Un mostro di tutto rispetto, sembra mega iper evoluto, con questi ciuffi lunghissimi e con le zampe con questi aculei dorati. È spettacolare. È più bello questo Knuckles? Quello versione lupo a quattro zampe? O quella versione lupo a due zampe? Non credo che qualcuno direbbe che questa è la versione migliore. Rouge versione mostro. Spettacolare, sembra super potenziata, super forte, con tutte queste venature rosate. Ma c'è anche la versione rouge maschile. Un pipistrello super super sexy, ma maschio. Beh, entrambe le versioni non sono affatto male, ma quella mascolina. Addirittura tutto il petto scoperto, con i pettorali in bella vista. Tocca a Shadow adesso. Versione mostro. Ha i denti molto molto più aguzzi, le zampe sono diventate enormi e unghiate, e un sacco di parti del suo corpo sono molto molto più appuntite. Ha perfino delle specie di corna al posto delle orecchie. È super cattivissimo. È una specie di Shadow versione Yeti. Ditemi però se vi piace di più questa versione di Shadow, che sembra molto più oscura. Potremmo dire che questa è la versione di Shadow corrotto. Bellissima. Oh, ma finalmente Silver, che è uno dei miei personaggi preferiti. Questa versione mostro, con le mani super aculeose e i bracciali borchiati, sembra veramente veramente fighissima. Sembra proprio una versione potenziata, anche perché i suoi capelli sono molto più lunghi e appuntiti. E abbiamo anche quest'altra versione di Silver, che più che mostruoso sembra super infighettato. Ha tutti i capelli e le orecchie zebrate. Bellissimo. Oh mio Dio, Sonic versione Yeti. Sembra tutto congelato, la bocca e le mani. E anche questo è un Sonic versione Yeti. Ce n'è un sacco, ce n'è un sacco. Questa versione di Sonic la trovo strepitosa, sinceramente. Ma ehi, aspetta, questa è la versione simile a quella di Rouge e di Knuckles. Vedete che li somiglia, con tutti i capelli e le zampe allungate e tutte queste parti più chiare sul corpo che sembrano incisioni. Dobbiamo decidere se è più bella la versione di Sonic Yeti in queste sue tre forme, tutte e tre bellissime, che sinceramente devo dire che mi affascina molto, oppure se è meglio la versione un po' più fairy. Ma abbiamo anche Tails versione un po' yetesca. Super peloso, senza guanti e con le unghie tutte belle scoperte. Qui lo abbiamo super arrabbiatissimo che sfonda una porta. E invece qua lo abbiamo versione lupo, mentre in mano tiene un cuore. Anche versione lupo Tails non è affatto male. È veramente veramente molto sensual. Mi piace di più Tails versione yetesca, tutto arrabbiato, peloso e con gli unghioloni? O vi piace di più Tails versione lupo? Ma abbiamo anche Tikal versione Kingdom Hearts. Poverina, sembra super triste e super corrotta. Oh, me lo aspettavo che ci sarebbe stata anche Amy versione Yeti. E qua invece abbiamo Amy versione Rouge. È come se Amy fosse stata corrotta e fosse diventata super sexy e cattiva. Sembra un po' una fusione tra Amy e Rouge, vero? E qua la vediamo in una versione un po' diversa, ma sempre un po' ostile Yeti. Oh mio Dio, c'è anche Blades versione mostro dei cristalli. Come se fosse caduta in una caverna magica e i cristalli fossero entrati dentro di lei. E anche per Blades c'è la versione Kingdom Hearts. Niente male, direi. C'è anche per Cream. Questa non me l'aspettavo proprio, stupenda. No, ferma tutto. Questa è la versione horror creepy. Cream, da te non me l'aspettavo. Non voglio vederti in queste vesti creepy, dai. Ha anche ucciso il suo povero amico Shao, ma è bruttissimo. Come promesso vi ho fatto vedere anche tutte le versioni degli amici di Sonic mostri, così li abbiamo visti mostri, supereroi, zombie e quant'altro. Io vi ricordo di lasciare tantissimi mi piace, iscrivervi al canale e noi ci vedremo nel prossimo video. Ciao!